Un saluto a voi, sono sempre Giuliano Stracci, apicoltore dal 1984, formatore e innovatore nel settore apicoltura. Ritorniamo alla copertura delle arnie, quindi all'eliminazione del tetto in lamiera. Qui ho un tetto che è per un'arnia GS da 12 telaini, vi faccio vedere dritto. E è stato tinto praticamente con una tinta adatta anche alle persiane, una tinta all'acqua, quindi diciamo che è un polimero con diluizione a base d'acqua, con il quale possiamo tingere il legno che forma il tetto dell'arnia. Abbiamo eliminato il ferro, quindi la lamiera, perché? Abbiamo eliminata perché la lamiera è un conduttore termico, il ferro è un conduttore termico, forte conduttore termico. Pertanto, in estate, sotto al sole, trasmetterà fortemente la temperatura che è esterna, la trasmetterà all'interno dell'alveare. In inverno, uguale, la temperatura fredda sarà trasmessa più facilmente anche all'interno dell'arnia. Quindi siamo passati a una tinteggiatura del tetto con un prodotto all'acqua che non dà emanazioni tossiche, diciamo. Bianco, perché bianco? Perché il bianco riflette la luce, quindi in estate riflette la luce del sole e tende a surriscaldarsi molto meno. In inverno è chiaro, anche in inverno riflette la luce del sole, ma durante il giorno le api scaldano dentro di sé attraverso il consumo del miele o dei canditi, quello che hanno come nutrimento. Scaldano e mantengono la temperatura. In ogni caso, anche d'inverno la lamiera trasmetterebbe ugualmente il freddo, tranne nei casi in cui nelle ore e nelle località adatte in cui c'è sole potrebbe dare un accenno di calore, però soltanto durante il giorno, perché poi di notte di fatto riporta a un abbassamento delle temperature all'interno dell'arnia, perché appunto trasmetterà il freddo esterno dell'ambiente. E quanto più diciamo, il cielo sarà terso, quindi senza nuvole, nella notte invernale trasmetterà ancora in modo maggiore il freddo all'interno dell'aria. Mentre invece di notte, che sia bianco o che sia nero, il tetto trasmetterà le stesse temperature se è di legno, cioè tenderà a conservare maggiormente la temperatura che si trova all'interno dell'alveare. Per risparmiare sulla tinteggiatura, non avete la necessità di tinteggiare sia completamente sia all'esterno che all'interno del tetto. Ad esempio, in questo caso vedete voi che la parte interna non è tinteggiata, è anche un po', diciamo, ingrigita da qualche muffa, diciamo, perché essendo la parte che non attira l'umidità che proviene dall'alveare e quindi tende ad assorbirla un pochino, questo legno. Questo la toglie in una certa misura dall'alveare e l'assorbe lui stesso nel legno stesso. Noi abbiamo invece necessità di tinteggiare anche il bordo finale dell'arnia e il primo tratto interno. Perché? Perché quando piove, ovviamente l'acqua cadendo va a bagnare anche il bordo. E quindi se noi impermeabilizziamo con la tinta, evitiamo che il legno marcisca. Pertanto questa è una piccola novità che continuo a proporre,
perché crea un maggior benessere per l'alveare stesso. Crea un maggior benessere, toglie questo impiccio sempre di questo tetto di metallo. Immaginate voi se vi piacerebbe vivere in una casa con il tetto di ferro, fate poi i conti su di voi per capire se è meglio in un modo o meglio in un altro. Per quanto riguarda la tipologia di tinta da utilizzare, qualcuno mi può fare delle obiezioni riguardo a se usa un metodo biologico e quindi è certificato bio. Beh, in questo caso bisogna cercare le tinte idonee per l'apicoltura biologica. Quindi utilizzerete una tinta bianca apposita per questo tipo di apicoltura. Ma anche in questo caso stiamo utilizzando un polimero con diluizione all'acqua che sicuramente ha una tossicità bassa o nulla praticamente, anche perché poi le api non è che vanno sul tetto dell'arnia a prendere il sole e a bersi l'aranciata. A mangiare le patatine con l'ombrellone, magari. Cioè, le api entrano e escono dall'entrata dell'arnia, e pertanto del tetto non gliene può importare proprio niente. Insomma, è così che funziona la vita delle api. Quindi il tetto stesso. Cioè, la potete tingere tranquillamente di qualsiasi tipo di tinta bianca. Ovviamente nell'ambito delle tinte cercate quelle che sono adatte al vostro tipo di apicoltura e in ogni caso le meno tossiche che trovate in commercio. Cercate magari quelle che hanno una durata più lunga, perché utilizzando le tinte che abbiano una durata più lunga nel tempo. Inizialmente vi sembrerà cioè spenderete di più inizialmente, ma in realtà nel tempo avrete risparmiato dei soldi. E quindi tutto questo è importante per migliorare il benessere delle api, e ritorno a dirlo, e fa parte, cioè è un po' il concetto che fa parte di tutta la nostra apicoltura, che poi spieghiamo nel dettaglio. Nel nostro corso di formazione riguardo alla tecnica apistica. Quindi, se volete vederlo, avete un link in descrizione per la prima lezione gratuita. Se volete in seguito acquistarlo, avete l'opzione soddisfatti o rimborsati entro 14 giorni dall'acquisto. E ora vi saluto e ci vediamo al prossimo video.